Viaggio, però non è che abitano proprio qua dietro. Allora, come nostra prassi consolidata nel tempo, noi mangiamo, beviamo, spariamo cavolate, ma poi alla fine dobbiamo discutere di, tra virgolette, di politica, di robe importanti. Allora, premesso che questa non è una riunione di partito, anche perché alcuni di voi non sono iscritti al partito, era solo per fare uno scambio molto leggero, molto informale su alcune questioni. Su cui poi magari il compagno Matteo ci intratterrà meglio, anche se io penso che sarebbe più giusto fare delle brevissime introduzioni, poi perché molta gente vuole fare delle domande e quindi magari lavoriamo più sulle domande che non sulle discussioni. Io penso che noi dobbiamo riflettere su tutta una serie di questioni. La prima sicuramente è la questione della pace e della guerra, che ci sta veramente scoppiando fra le mani. Quindi io credo che una delle cose che noi dobbiamo chiarirci è quello di perché noi, e questa è la prima domanda, qual è la nostra posizione sulla pace e sulla guerra e perché noi siamo ferocemente contrari alla guerra, e cercare di capire come mai noi siamo in questa situazione. Perché poi le cose non avvengono per caso, cioè come mai è scoppiata la guerra in Ucraina, la guerra della Palestina, le guerre nel Golfo, nel Mar Rosso e tutte queste robe qua. Io penso che uno dei motivi è perché si stanno ridefinendo gli equilibri internazionali, e nella ridefinizione degli equilibri internazionali, non avendo ormai una cultura di pace, perché teoricamente tutti i contrasti internazionali si potrebbero risolvere attraverso le trattative, invece si sceglie la guerra per risolvere le contraddizioni internazionali. Quindi questo è un primo elemento di riflessione su cui chiediamo ai compagni Matteo e Carlo di darci la loro valutazione. Poi l'altra questione, secondo me molto importante, è la questione della democrazia, cioè noi abbiamo effettivamente, questo è indubbio, un governo che definire fascista magari è un po' esagerato, perché poi definire fascista un governo che è stato eletto rischia di essere controproducente, cioè nel senso che noi dobbiamo prendere atto che fa cose antidemocratiche, ha un atteggiamento antidemocratico, ma è un governo che ha il consenso popolare. Cioè non è che hanno fatto la marcia su Roma e hanno preso il potere, Cioè comunque la Meloni anche nei sondaggi continua ad avere la maggioranza favorita dalla legge elettorale, quello che volete voi, ma sicuramente ha un certo consenso popolare, e quindi anche i decreti leggi che stanno attuando sono sicuramente di un segno particolare antidemocratico, parafascista. Però io faccio fatica sempre a definire un governo eletto un governo fascista, perché diventa fuorviante. Cioè, perché se tu dici che un governo è fascista, vuol dire che allora devi fare la resistenza come l'ha fatta 70 anni fa. Invece se è un governo che è stato eletto ma che fa cose di destra, è chiaro che tu devi avere una politica che è quella di combatterla nel merito. L'altra cosa, e l'ultima che voglio dire, è la questione sociale. Cioè il governo continua su tutti i giornali, su tutta la stampa, sprombattuto, va tutto bene a Madama la Marchesa, questo governo ha risolto tutti i problemi, ha ridotto le tasse, mai stata così tanta occupazione, sembriamo il paese più felice del mondo, dove almeno quando c'era Di Maio l'aveva anche fatta la battuta, abbiamo abolito la povertà. Questi invece negano che esista addirittura, cioè non è che l'hanno abolita, non c'è più la povertà. Sembra che questo sia un paese in cui tutti sono ricchi, tutti sono felici e tutti stanno benissimo. Cosa che invece fa pugni con la realtà. Quindi io credo che come partito dobbiamo fare delle riflessioni su queste tre, poi ce ne sono tante, la questione ambientale, cioè le crisi locali, la vicenda di Mortara di cui non vogliamo parlare, eccetera eccetera, però credo che queste tre cose siano le tre cose. Allora la domanda che io pongo ai compagni è quella di dire, vabbè, ma Rifondazione Comunista che si batte per l'alternativa a questa situazione, quali sono i progetti, le proposte che noi come partito intendiamo portare avanti? Quindi la concludo qua. Ci sarebbe anche la questione sindacale, però adesso evitiamo di parlare di tutto il mondo, perché quando si vuole parlare di tutto poi alla fine si parla quasi di niente. Per cui non so, Matteo, se vuoi tu cominciare. Poi Piero ha indicato tre temi grossi, difficili da sviscerare compiutamente tutti e tre. E il primo, che è la questione della pace e della guerra, necessita un adeguamento quasi quotidiano. Quindi noi possiamo tratteggiare quelle che sono le linee di tendenza di questa nuova situazione che stiamo vivendo ormai da 3 anni. Stiamo andando verso il terzo anno di guerra in Ucraina.
noi tendiamo a percorrere sempre, diciamo, le origini, le ragioni, e perdiamo di vista, diciamo, il contesto mondiale in cui queste si generano. Giustamente Piero diceva, è in corso una ridefinizione dei poteri, di una ridefinizione delle aree di influenza, e quindi siamo in una realtà compiutamente multipolare, con la Cina che ha una forte area di influenza in Asia e tende ad espandersi grazie alla sua potenza commerciale, le potenze emergenti, potremmo definire, come possono essere il Brasile, come può essere l'India, come possono essere altre realtà, mal sopportano sostanzialmente le regole del gioco che sono state definite nell'alba del dopoguerra, che non era solamente il ruolo dell'ONU per quanto riguardava le controversie internazionali, ma era soprattutto, diciamo, le dinamiche, ad esempio la Banca Mondiale Centrale, la capacità di investimenti che dovevano passare solo attraverso ed esclusivamente il dollaro, ad esempio. Tenete presente che in questo momento lo yuan supera il dollaro come transazioni, soprattutto in Asia, nell'interscambio. Di fronte a questa nuova situazione è ovvio che le potenze, in particolar modo gli Stati Uniti, mal sopportano la nuova situazione. Quindi come si ridefiniscono i nuovi rapporti? E la storia ci insegna che possono essere ridefiniti o perché i contendenti accettano le aree di influenza e ognuno coltiva le proprie aree di influenza. Ad esempio, nel dopoguerra, con la guerra fredda, c'era un tacito accordo, no? Praticamente l'Unione Sovietica aveva la sua area di influenza, gli Stati Uniti avevano la loro area di influenza, c'era un tacito accordo per non precipitare in una guerra conclamata. Oggi è più difficile, e gli episodi, che non sono episodi ovviamente, sia della guerra ucraina e la combinazione con la situazione del Medio Oriente, rappresentano entrambe l'altra faccia, diciamo, delle spinte imperialiste che governano in questo momento la situazione. È l'altra faccia perché entrambe denotano un'impotenza. Guardate che è dalla Seconda Guerra Mondiale che sostanzialmente due crisi di questa portata, che diventano sempre più disastrose, non vengono guidate dalla politica intesa come diplomazia. Non c'è un ente, non c'è l'ONU, non c'è un gruppo di paesi che si intercompone e dice: troviamo la soluzione, la mediazione, troviamo una... C'è invece il ragionamento: bisogna vincere o perdere per quanto riguarda l'Ucraina, e c'è il lasciar fare, brutto dirlo, ma dobbiamo essere realistici, il lasciar fare il lavoro sporco agli israeliani per la ridefinizione del potere in Medio Oriente. Che vuol dire emarginare la potenza che ha ambizioni in Medio Oriente, che è l'Iran, emarginarla, che tenete presente che l'Iran ha un trattato di mutuo soccorso con la Russia, appena siglato poco tempo fa, che non è solo commerciale ma è anche militare. E quindi sono tutte aree che possono deflagrare, per vicende anche non volute, in una terza guerra mondiale. Ma siamo già ai primordi, nel preludio di una terza guerra mondiale. Qualcuno dice che è già una terza guerra mondiale a pezzi. Potrebbe probabilmente essere così, ma noi stiamo ai fatti, perché siamo marxisti, quindi dobbiamo guardare esattamente i fatti e non le propensioni
e quant'altro, stando ai fatti vediamo che le potenze si combattono, perché noi abbiamo una, lo dico autocriticamente anche per la, quanto riguarda la nostra organizzazione, vediamo le cose come in maniera immaginaria, vediamo come se fossimo in un film, no? Perché sono 80 anni che c'è la pace in Europa e quindi tendiamo a vederla in questa maniera. Ma la guerra che è in corso non solo è una guerra vera per il numero di morti, per i drammi e per le popolazioni, ma è una guerra sporca ad ogni livello. Vengono fatti fuori dirigenti d'impresa che non sono allineati, vengono fatti fuori dirigenti d'impresa che magari forniscono le armi, come degli incidenti strani, delle cose che avvengono, no? Che non riusciamo poi la stampa nasconde, cioè sono avvenuti anche 3-4 episodi qua nel nostro paese, con ad esempio il vice capo del Mossad che muore improvvisamente in quel lago di Como per una burrasca che nessuno aveva visto, perché gli stessi giornalisti del Corriere della Sera sono andati a chiedere ma qual era la burrasca per cui questa nave, questo battello è stato affondato, così come a Palermo. Cioè avvengono dei fatti strani che chiaramente non sono intellegibili nel fatto di cronaca, vengono comunque dichiarati dei fatti strani, però voi sapete che un fatto strano è un fatto strano, due è un po' sospetto, il terzo, il quarto, il quinto, beh, diventa abbastanza evidente che sia in corso quelle che vengono definite in gergo le operazioni speciali, quindi una guerra vera, non è una guerra che coinvolge l'Europa in maniera diretta. Cosa dico in maniera diretta? Non è solamente l'esborso finanziario che l'Europa mette ad esempio sulla guerra e sulla guerra in Ucraina e il silenzio sulla guerra in Israele. Israele smetterebbe nel giro di qualche mese probabilmente la guerra se non gli venissero fornite le armi dagli Stati Uniti o dagli altri paesi europei. È una potenza militare enorme, ma è anche una popolazione di 8 milioni di abitanti, niente nel Medio Oriente, e quindi avrebbe tutti i suoi problemi, diciamo, se si volesse far cessare questa guerra, questo massacro, perché non è una guerra, perché quando una guerra è quando c'è un attaccante e c'è diciamo un equilibrio tra le cose. A Gaza non c'è una guerra, ci sono bombardamenti costanti e gli altri non è che hanno aerei o hanno altre cose, quindi è una guerra come viene definita asimmetrica sostanzialmente a senso unico. Questo produce in Europa una condizione nuova, una condizione nuova in cui noi dobbiamo saperla leggere. Leggiamo queste nuove condizioni, le leggiamo solamente dal nostro punto di vista, non lo leggiamo dal punto di vista, diciamo, di quelli che stanno operando nella contesa. Chi opera all'interno della contesa giustamente dice, ad esempio in Europa, le parole che vengono usate nel Parlamento europeo, nelle cose, bisogna mettere nelle condizioni l'Ucraina di vincere. Non c'è più un analista serio, cioè non a libro paga, di tutti i think tank che ci sono nel mondo, i centri studi o cose di questo tipo, che dicono che l'Ucraina vincerà questa guerra. Non la vince. Non ci sono le condizioni umane, non ci sono le condizioni finanziarie, non c'è l'industria bellica del mondo, cioè sia statunitense che europea, che consenta di poter proseguire questa guerra. Quindi uno dovrebbe dire, bene, si trovi una mediazione. Ma questa guerra ha anche una funzione, e magari poi mi interrompo su questo, ha anche una funzione di depotenziare
qualsiasi tipo di ambizione dell'Europa da un punto di vista industriale ed energetico. Questo è il vero scopo, uno degli scopi, diciamo, della guerra. L'Europa comunque finirà questa guerra, che sia trattativa, che sia per uno stato di fatto e via dicendo, e noi speriamo ovviamente che non sia una deflagrazione su tutti i territori europei, e ci battiamo per questo, perché ci sia una soluzione diplomatica, ma comunque vada, l'Europa che ne uscirà non sarà più quella di prima. Ve ne cito solamente uno: è il quarto trimestre consecutivo che la Germania è in recessione. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire che in quella regione, che è il Veneto, che lavorano prevalentemente come terzisti per la Germania, per l'auto tedesca e quant'altro, in prevalenza, poi hanno anche altre cose, a breve finiscono gli ordini, ok? Perché le aziende lavorano just in time, lavorano, non fanno più magazzino, per cui ordine, produzione e quant'altro. A breve gli ordini arrivano a compimenti, a concludersi, perché se quelli sono in recessione vuol dire che non vendono, e quindi nel momento in cui non si vende, non si ordinano altre cose. Pian piano arriverà a toccare, a lambire direttamente, lo sta già facendo, il nostro territorio. In ultimo, questa guerra chiuderà, questa è una mia opinione personale, non ne voglio fare una cosa, chiude la questione dell'investimento del climate change cosiddetto, lo chiude, perché le auto elettriche non si vendono e non si venderanno, per il semplice motivo che puoi mettere anche i dazi del 35, 36, 37, 40%, oppure 50%, ma le auto cinesi elettriche sono enormemente più competitive rispetto a quelle occidentali. Perché sono competitive? Perché tutte le batterie vengono fatte lì, non vengono fatte da altre parti. Prima che l'industria europea riconverta la sua industria ci vorrà almeno un decennio prima di riuscire a produrle, E questo, voi avrete, non so se avete seguito l'intervento del capo di Stellantis alla Commissione. Sostanzialmente ha detto, uno dei maggiori produttori europei, ha detto: noi vendiamo e stiamo dentro questo schema dell'auto elettrica che ci avete chiesto voi, ha detto esattamente così, non perché l'abbiamo voluto noi, solo se ci date i soldi, cioè gli incentivi, altrimenti si chiude. Non ha detto c'è una prospettiva, si chiude. E se lo dice il terzo, quarto produttore mondiale, a breve lo incominceranno a dire anche gli altri. E quindi perché questo avviene? Avviene perché i costi, la grande operazione che hanno fatto gli Stati Uniti di distaccare l'Europa dall'energia, dalle fonti energetiche della Russia, si sono completate, e i costi energetici, ad esempio in Italia, sono tra i più alti d'Europa, e i costi energetici rendono impossibile la competitività, il prezzo rispetto alle aziende cinesi o anche alle aziende brasiliane o altre cose. Quindi l'impatto economico avverrà, questa guerra riconfigura tutto. Io penso che il primo risultato sarà quello. A breve le grandi dichiarazioni sul climate change e via dicendo, le promesse che hanno fatto i giovani e quant'altro, saranno semplicemente chiusi per impossibilità di praticare. Magari verrà detto ci vediamo tra 50 anni, ce ne parleremo tra 30, però questo è il primo risultato di quanto sta avvenendo, senza pensare poi ai risvolti potenzialmente dell'occupazione, perché il ragionamento che ha fatto l'amministratore delegato di Stellantis, nei fatti, se andiamo al grosso delle cose che ha detto, e ha detto che al di là delle parole noi continueremo a investire in Italia, ha messo il de profundis dell'auto in Italia. L'auto, tolto l'auto,
l'Italia non ha più, hanno venduto Comau, sapete cos'è Comau? Comau è l'azienda componentistica e di elettronica, cioè robotica, tra le principali nel mondo, almeno come livello di tecnologia, è stato venduto integralmente a un fondo di investimento americano senza che il governo mettesse la Golden Power, praticamente l'impedimento, quantomeno l'ha messo per alcune condizioni del tipo però tu devi continuare a produrre qua in Italia. Quante sono quelle che le promesse da marinaio su questa roba qua? Quindi si sono venduti i gioielli, abbiamo una deindustrializzazione e io penso che i risultati di questa guerra, indipendentemente se si conflagra, speriamo di no, perché stando a tutti i dati l'Occidente non è in grado di fare una guerra mondiale, e l'equilibrio che si sta creando è dettato da questo. Non sono in grado, perché non sono in grado? Lo vediamo sul campo in Ucraina, è una guerra vecchio stampo, al di là della questione dei droni, delle cose moderne, del modo, delle modalità della guerra, una guerra di trincea. E le guerre di trincea non consentono, cioè si spara un missile, si spendono 2,5 milioni di dollari, si spara un'altra cosa, sono 1,000 euro, 1,000 dollari, cioè una guerra povera, cioè non è una guerra altamente tecnologizzata, e c'è addirittura nelle aziende, nella parte occidentale, la carenza di polvere da sparo, cioè non ci sono le condizioni ancora materiali, speriamo che non ci siano mai, perché ci sia una deflagrazione effettiva, come pensiamo noi, una guerra mondiale che coinvolge tutti. Però la storia insegna che il Sarajevo può essere dietro l'angolo, un'esplosione di una centrale nucleare, un attentato a una centrale nucleare, e rende, diciamo, impraticabile tutto. Quindi siamo in questa situazione, come uscirne? L'Europa, vediamo quello che è, diciamo, l'impotenza è conclamata, l'Europa non esiste da un punto di vista geopolitico, addirittura si è autodistrutto il gasdotto, i nostri in due lo sapevano che sarebbe stato distrutto, per cui non esiste. Esistono, e da qui le spinte che vediamo nei singoli paesi. In alcuni paesi europei sono spinte nazionaliste, perché anche la stessa Le Pen in Francia è una spinta nazionalista, non è solamente l'estrema destra, la questione dei valori, la questione su tutti gli eventi propagandistici, ma nei fatti fa leva sul nazionalismo, come in Ungheria, come in Polonia, cioè c'è il risveglio dei nazionalismi a far fronte della disgregazione. Quindi cosa avverrà? Potremo vedere. Se stiamo nel nostro paese, abbiamo un governo di estrema destra, non lo definirei fascista perché non ha le condizioni, però se prima governavano i liberali di destra, Forza Italia e cose di questo genere, oggi governa l'estrema destra da un punto di vista della cosa, cioè la parte destra di quello che viene definito il centrodestra. E lo si vede su tre cose: i livelli di autoritarismo, sul decreto sicurezza c'è un inasprimento, ci siamo mobilitati tutti, sulla questione della pace e della guerra è completamente sdraiato ai voleri degli Stati Uniti, sulla questione della Costituzione è un tentativo operativo di renderla, diciamo, conforme ai voleri, manca semplicemente, e ci opporremo ovviamente sulla questione dell'autonomia differenziata con referendum, manca il premierato.
Allora, provate a pensare che la legge che è in discussione del premierato, non c'è i pesi e i contrappesi, cioè la struttura costituzionale rimane invariata, viene dato potere di sciogliere il Parlamento o di indire elezioni al Presidente del Consiglio. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il Parlamento è in scacco sostanzialmente, oltre a essere, non c'è un contrappeso, cioè le altre norme resterebbero esattamente così. E questo sarebbe un modo per governare con un sufficientemente piglio autoritario a modello Orban. Stiamo parlando di queste cose, un autoritarismo non l'arresto, non i campi di concentramento, non le cose, però questo è quello che sta avvenendo. Noi, io penso, dobbiamo contribuire a far sì che questa destra sia battuta. Noi non abbiamo scelta. Bisogna che questa destra in qualche modo sia battuta, non solo perché è pericolosa per la questione della democrazia nel nostro paese, ma perché questo è il sentimento di tutti gli antifascisti di sto cazzo di paese. Cioè, non muoverci nel ostacolare questa destra, quindi bene abbiamo fatto sul decreto sicurezza a fare le convergenze unitarie, bene abbiamo fatto sull'autonomia differenziata per arrivare al referendum, bene abbiamo fatto a sostenere il referendum della CGIL per far sì che si unisca battaglia istituzionale, battaglia sul lavoro, almeno nei punti in cui possiamo fare, e bisogna contribuire per forza per fare questo. Concludo in questo. Io personalmente, non so voi, però non ne voglio fare una cosa, io sento pesantemente l'assenza dei comunisti in Parlamento. Io li sento. Noi siamo afoni. Io personalmente mi arrabbio tantissimo quando sento un compagno che dice che le istituzioni non contano niente. Allora vorrei capire perché cazzo abbiamo liberato sto paese, noi venendo da quella tradizione. Se abbiamo sputato sangue per cosa? Vorrei che ci fosse una strategia che portasse la nostra voce in Parlamento in qualche modo, per poter esprimere un punto di vista che non sia quello del PD, semplicemente. Se noi non siamo in Parlamento, non ci siamo. E quindi non abbiamo voce. Avessimo anche un solo deputato, tu dici non fa niente, ma almeno uno parla, dice, può dire, può rappresentarci, può parlare per le idee sue, per le idee del compagno, per le mie idee, esprime un'idea, un contenuto, non cambia, perché i rapporti di forza non sono a nostro favore, non cambia lo stato dei rapporti di forza, ma dà voce a un'altra idea possibile. E quindi noi siamo dentro questa dicotomia e vediamo di riuscire a trovare le forme migliori per arrivare a contribuire a battere le destre nel nostro paese, ed essere l'estrema destra nel nostro paese, e avere anche le condizioni per riportare i comunisti in Parlamento, oppure diciamo così in senso lato nelle istituzioni. Io sono oggettivamente stanco di sentirmi dire ma voi non ci siete. Non è più solo una stanchezza, è un errore politico non esserci. E quindi dobbiamo capire tutti insieme, democraticamente, piano piano, che strategia costruiamo per far raggiungere anche questo obiettivo, che non è la rivoluzione, ma è nelle condizioni date ritornare ad avere una voce, perché altrimenti sapete che cosa succede? Succedono i paradossi. E ve ne cito una, la questione delle europee, l'ultima questione. Io ho un osservatorio che è quello milanese, quindi è parziale ma mica tanto. Noi abbiamo fatto una battaglia culturale per rimettere in moto
e politica per mettere in moto un movimento per la pace. Abbiamo pensato che Santoro potesse essere, però lasciamo perdere, potesse essere Santoro qualsiasi altra cosa. Sta di fatto che tutte le aree intorno a noi, tutte le aree diciamo più a sinistra, più rivoluzionarie, più altre cose, un giorno prima dicevano: noi ad esempio con AVS mai, perché sono l'ancella del PD. Il giorno dopo hanno votato esattamente per AVS. E non solo dove AVS aveva la candidata della Salis o di Mimmo Lucano, anche negli altri collegi. Hanno fatto male, hanno sentito, hanno fiutato cosa sta succedendo. Perché quando anche gli anarchici insurrezionalisti si ritornano e si rimettono al voto e fanno un voto di utilità, non è che poi tornano indietro, eh? Non è che la prossima volta non c'è l'operazione Salis, non ci sarà una che si chiama Salis, si chiamerà un altro nome. Però le persone rivoteranno e tenderanno a rivotare sull'utilità. E siccome non c'è un'altra proposta in grado di rappresentarli, il rischio è che quella proposta diventa vincente, indipendentemente. Ve ne cito una, vi ricordate Di Pietro? Io mi trovavo molte volte in alcuni paesi dove chiedevo ai compagni: ma scusate, ma come cazzo ha fatto Di Pietro a prendere in questo paese il 15%? Ma non so, sono organizzati? No, non ci sono. Però prendevano il 15%. Perché era un voto di opinione, no? Cioè, vedevano il, come si chiamava, non mi ricordo neanche più, il Di Pietro, scusate. Avevano mani pulite, dai. Di Pietro, mani pulite, altre cose, quindi c'era un voto di questo tipo. Era un voto di utilità, no? Le persone pensavano che fosse utile in quel momento fare queste cose. Quindi noi dobbiamo adeguare la nostra tattica anche di azione capendo questi meccanismi, e noi facciamo fatica a capirli, facciamo fatica, e nella fatica dobbiamo trovare insieme delle nuove modalità che ci aiutino tutti quanti a ritornare a essere una forza politica che dice la sua, qualunque essa sia, ma è creduta ed è credibile. Grazie.